Grazie a quello che consentono di realizzare le tecnologie televisive, siamo in grado di mostrarvi, velocizzando di 10.000 volte ogni singolo fotogramma registrato dalle nostre telecamere, quanto accaduto durante un'intera giornata di frenetico lavoro dedicata all'installazione nei giorni scorsi dell'ultimo gioiello nato in casa Orogel. Questo per soddisfare la curiosità dei molti cesenati e romagnoli in transito, rimasti impressionati dal nuovo tunnel sopraelevato che da pochissimo unisce due stabilimenti Orogel di Pieve Sistina di Cesena affacciati su due lati della via Dismano. Soprattutto ha suscitato stupore la velocità con cui la nuova, modernissima struttura è stata posizionata sui piloni che la sorreggono a 5,5 metri di altezza, considerando che il tunnel vanta una gittata di oltre 50 metri e largo 10 ed è costituito da 140 tonnellate di acciaio. Ora, conclusa la prima, più complessa e difficile, oltre che spettacolare fase del progetto, proseguono i lavori di completamento della nuova grande struttura che consentirà non solo il passaggio pedonale del personale Orogel, che potrà spostarsi in tutta sicurezza tra gli stabilimenti del gruppo, ma anche, ed è questo l'aspetto tecnologicamente più avanzato e innovativo di tutto il progetto, grazie ad un'apposita sezione del tunnel verrà costantemente mantenuta a temperatura refrigerata il trasporto dei prodotti surgelati, senza che venga mai interrotta la cosiddetta catena del freddo. Un gioiello tecnologico made in Romagna che permette di risolvere allo stesso tempo problematiche di viabilità e di perfetta e sana produzione alimentare.